I figli di Israele, al tempo di Gesù, erano uomini dalla pietra facile, ma Gesù sembrava proprio che se le cerchi le pietre, toccando i tasti più delicati della fede ebraica. A far circolare l'adrenalina nelle mani degli ebrei è una frase molto forte: se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Parole dell'indemoniato, pensano gli ebrei. Neanche Abramo, che dava del tu a Dio e aveva obbedito fino in fondo, era sopravvissuto alla morte. Destino di ogni essere terreno. Ma Gesù insiste, prima che Abramo fosse, io sono. Perché di fronte a queste parole così forti non prendiamo anche noi le pietre per tirarle dietro a Gesù? Perché crediamo a queste parole? O forse solo perché ci siamo abituati a queste parole che non sono più capaci di stupirci e nemmeno di scandalizzarci? Vogliamo soffermarci su queste parole di Gesù per farle nostre? Per ritrovare lo stupore della fede e la grandezza della speranza che esse aprono. Se uno osserva le mie parole, non vedrà la morte in eterno. Mi vengono davanti altre parole di Gesù. Sono venuto perché aprono la vita in abbondanza, chi perderà la vita la ritroverà, e tante icone della vita di Gesù, dove tutti quelli che lo incontrano ritrovano il senso della vita e il gusto di spenderla fino in fondo. Come non riconoscere che a volte noi professiamo questa fede, ma viviamo come se Gesù ci rubasse la vita, o almeno ce ne togliesse delle fette appetitose. Dentro di noi ci sono dei virus che ci portano a volte a pensare che certe parole del Vangelo siano una diminuzione della vita e che il prezzo della sequela sia troppo alto. E così, senza accorgercene, ci ritroviamo tra le mani le pietre che vorremmo lanciare dietro a Gesù, perché ci sembra che dà troppo. Ma Gesù non ci ruba nulla. Gesù non diminuisce la nostra vita, ma la moltiplica.